Il progetto Gabanel per l'Ermete è un sogno che si sta realizzando dopo tanti anni. Dovrà essere uno spazio per l'ospitalità turistica di giovani gruppi e nello stesso tempo è un progetto sociale dove i ragazzi possono trovare lo spazio per sperimentare un lavoro e sperimentarsi nel lavorare e nell'acquisire competenze in ambito turistico. Gabanelle è una scommessa, è un tentativo di creare qualcosa di nuovo, un progetto diverso, innovativo, per coinvolgere i ragazzi a creare un'impresa reale e non fittizia, non simulata, che sia davvero sul mercato. Allora, inizialmente il progetto era per 16 ragazzi. Abbiamo iniziato nel periodo estivo e ne abbiamo coinvolti parecchi, e tanti perché non sapevano cosa fare, un po' indecisi per la scuola, quindi per l'estate è stata proprio un'esperienza lavorativa, una simulazione un po' per tutti. Quindi abbiamo iniziato con questo grande gruppo, eravamo in tanti, eravamo una ventina secondo me. Poi è ricominciata la scuola e abbiamo detto prima la scuola e poi il lavoro, quindi l'abbiamo un po' riaccompagnati a reinserirsi nel contesto scolastico e da lì abbiamo un po' cercato tutti quella fascia di ragazzi che non uscivano di casa, che non lavoravano, non studiavano. Ovviamente è una fascia molto fragile questa, e per cui lavorare così tante ore al giorno, confrontarsi con gli orari di lavoro, con le regole, con i compagni alla pari, lavorare in settori che non sono il loro, lavorare il legno o fare le pulizie o grattare o tagliare l'erba. Era un lavoro faticoso, ovviamente non volevamo creare giardinieri o falegnami, ma era un modo per lavorare sulla capacità di resa o di sopportare una fatica o sottostare a un'indicazione lavorativa. Prima di cominciare il Gabanel ero in una crisi profonda perché non avevo la minima idea di che cosa potevo fare. Avevo lasciato la scuola ed ero a casa dalla mattina alla sera a non fare niente. Tutti in famiglia, io compreso, eravamo disperati. Quando io penso al Gabanel penso al primo giorno, nel senso che, ma credo che sia normale, mi sento per tutti, è stato così. Ero in ansia e sinceramente non avevo voglia di iniziare, non avevo proprio voglia di iniziare a lavorare, soprattutto qua perché avevo voglia di stare ancora a casa altri mesi a non fare niente dalla mattina alla sera. Quando sono tornato a casa dal lavoro, proprio dopo 4 ore, mi sono subito innamorato del posto, degli educatori, dei ragazzi e mi ricordo che mi sono cambiato la giornata proprio. Prima non mi piaceva tanto stare dietro il giardino, ma non so perché, quando ho cominciato qua a lavorare, ma con la macchinetta per tagliare l'erba, col decespugliatore, poi mi è piaciuto tantissimo. A strappare le erbacce mi sono subito innamorato, è stato il lavoro che mi è piaciuto di più di tutti. Probabilmente questa settimana mi iscrivo in una scuola. Allora, ciao, io sono Efrem e sono un mastro educatore qui al Gabanel. La giornata Gabanel inizia con la raccolta dei ragazzi, cioè ci si trova in punti che sono prestabiliti e quindi si arriva poi tutti insieme qui con una macchina, con un pulmino, appunto. Quindi c'è una parte di viaggio che viene sul mezzo in cui già si comincia a confrontare, oggi dobbiamo fare questo, no, non ho voglia di fare quello, insomma, si pianifica un po' il lavoro. Poi quando si arriva qui si inizia e quindi insomma apertura della casa e poi ci si concentra sulle parti di lavoro, ci si divide in sottogruppi. E i ragazzi lavorano con una parte di autonomia e una parte di supervisione del mastro che magari gira da gruppo a gruppo. Alle 10:30 appunto un momento di pausetta, caffè o un succo o l'acqua, abbiamo fatto le tisane raccogliendo le erbe qui del prato e niente, ci si confronta, si guardano le foto fatte, magari quando riusciamo pubblichiamo qualche foto. E poi si riprende il lavoro fino a mezzogiorno e mezzo e poi si chiude la casa, si saluta il Gabanelle e via a casa. La cosa più divertente che è successa al Gabanelle è quando ci siamo resi conto di aver montato tutto e poi invece di aver montato solo il letto, abbiamo montato anche la dima al letto, quindi abbiamo dovuto smontare tutto dopo che era bello finito e Efrem si è arrabbiatissimo, però ci siamo fatti due risate. Se dovessi dire qualcosa agli educatori è che è stato bello lavorare con loro, ripeterei l'esperienza. Vogliono aprire un ostello per ciclisti, quindi noi stiamo
di conseguenza costruendo i mobili, quindi dai tavoli, le sedie, i letti e altre molte creazioni di legno da Enzo Mari. Se dovessi ricevere una domanda di ritornare qui al Gabanel, anche sapendo com'è, io accetterei subito. Conciliare il ruolo di mastro e quello di educatore non è stato facile. Più delle volte emergeva più un ruolo di un altro, per cui appunto, visto che è un progetto innovativo, nuovo, dove ci si investe anche tanto, ti aspetti un risultato finale che deve essere perfetto e devi riuscire a dirgli nel modo giusto che quello che hanno fatto non va bene. E a volte il mastro vorrebbe dirlo in modo incisivo, ma c'è la parte educativa e quindi devi comunque devi mediare con te stesso. Abbiamo dovuto fare prima noi un passo per poi arrivare alla conclusione con i ragazzi. Nella parte della costruzione dei tavoli, dei letti, in cui ho poca esperienza, diciamo che il team è stato fondamentale. Il lavoro di coppia e di team è stato fondamentale. Beh, l'episodio più divertente probabilmente è quando abbiamo svuotato la piscina l'anno scorso, che c'era 70 centimetri di poltiglia sul fondo e ci sono caduto dentro bellamente di faccia ed ero, sembravo il mostro delle paludi, puzzava tantissimo, però molto divertente, sì, per gli altri. Forse anche quando ho salvato una rana l'ho messa nel bauletto del motorino e sono andato a portarla nell'Adige, forse quella è stata una cosa divertente. Ciao, sono Rebecca e sto lavorando per il progetto Gabanel e da un anno e mezzo ormai e ci credo un sacco, è una figata. Sono qui per aiutare con tutta la parte economica, quindi con la redazione del business plan, con lo studio di fattibilità e con l'analisi di mercato, quindi insomma mi sono occupata un po' più di numeri, di fare domande in giro, di capire un po' qual è la situazione attuale qui a livello di turismo, di ricettività, queste cose qua. Quindi ho scoperto un po' questo mondo del turismo anch'io insieme agli altri. Il Gabanel tra 10 anni lo vedo un progetto decollato, un progetto pilota dove il sociale si mischia al turistico ed è un sogno che si realizza. Oggi è l'ultimo giorno del progetto, sembrava una data lontanissima, invece è arrivata e concludiamo con una grigliata. Così. E poi ricomincerà una nuova fase adesso. Intanto grigliamo.